Amici di Spazio Games, anche questo weekend è giunto il momento di un nuovo appuntamento con la nostra rubrica WhatsApp, dove vediamo ancora una volta insieme tutte le novità più calde di questa settimana. Dopo tanta attesa e tanto silenzio è finalmente venuto il momento di Tekken 7, per il quale è stata annunciata la data d'uscita. Il nuovo episodio della celebre serie di picchiaduro è atteso per il prossimo 2 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Namco ha anche voluto sottolineare che l'edizione PC sarà pubblicata esattamente in contemporanea a quella console, quindi i giocatori su computer non dovranno attendere più a lungo come invece a volte accade. Oltre ad una Deluxe Edition contenente il Season Pass, gli appassionati potranno anche comprare la Collector's Edition, che include una speciale statuetta di Kasuya che colpisce Heihachi. In settimana è stata presentata con un video anche Eliza, la lottatrice vampira, che potrete ottenere prenotando la vostra copia del gioco. Bandai Namco ha annunciato The Ringed City, la nuova espansione di Dark Souls 3, attesa per PC, PlayStation 4 e Xbox One per il prossimo 28 marzo. Grazie a questo contenuto aggiuntivo, i giocatori potranno esplorare un nuovo scenario, contando su nuove armi, nuove armature, equipaggiamenti inediti e nemici tutti nuovi più assetati di sangue che mai. In caso non abbiate il gioco e siate intenzionati a comprarlo, è stata annunciata anche l'edizione The Fire Fades, che includerà sia l'opera principale che le due espansioni. Il cofanetto arriverà nei negozi a partire dal 21 aprile prossimo. Dopo aver presentato il gioco e le sue meccaniche, Bethesda ha svelato la data d'uscita di Prey, il nuovo videogioco di Arkane Studios. L'appuntamento con lo spazio è fissato per il 5 maggio prossimo, quando il gioco debutterà su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Tra le feature ci sarà la possibilità di scegliere se interpretare un uomo o una donna, potrete combinare le vostre abilità e dare sfogo al vostro stile come in Dishonored, e avrete capacità soprannaturali come quella di trasformarvi in oggetti per superare gli ostacoli. Questo gennaio, a quanto pare, ha deciso di puntare forte sugli annunci. Prima di tutto, i nostri connazionali di Milestone hanno annunciato MXGP3, nuovo videogioco ufficiale del campionato di motocross. La grande novità riferita nell'annuncio risiede nel motore grafico, che passa finalmente a Unreal Engine 4. Tra i dettagli, sappiamo già che ci sarà il meteo dinamico che potrebbe influenzare la durezza del fango del tracciato che stiamo percorrendo. Inoltre, ci sarà la modalità carriera e potrete giocare anche online. L'uscita del gioco è fissata per la prossima primavera. Anche Codemasters, altra compagnia specializzata nei giochi dedicati ai motori, si è fatta sentire in settimana per svelare Dirt 4, il suo nuovo videogioco dedicato al rally. La compagnia ha annunciato che potremo contare su 50 vetture reali, danni realistici, personalizzazioni della nostra auto e la modalità Your Stage. Grazie a quest'ultima potrete creare il vostro tracciato e poi divertirvi ad affrontarlo. L'appuntamento con il gioco è fissato per giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo il successo del primo episodio, Obsidian ha invece annunciato Pillars of Eternity 2, seguito dell'apprezzato gioco di ruolo per PC che era stato finanziato dai fan su Kickstarter. Anche questa volta il team di sviluppo ha deciso di affidarsi ai fan per ottenere i fondi per il progetto. Le premesse per il nuovo Pillars ci sono tutte, dal momento che la campagna, già nel momento in cui stiamo doppiando queste frasi, sta già volando verso il raggiungimento del milione di dollari richiesto per renderlo realtà. Significa quindi che in circa 24 ore è stato raccolto quasi un milione di dollari. L'appuntamento con il gioco, che a questo punto sicuramente si farà, è atteso per il Q2 2018. Chiudiamo la parentesi degli annunci settimanali con la collaborazione tra Square Enix e Marvel, che hanno annunciato di essere al lavoro su progetti a lungo termine dedicati agli Avengers. La partnership porterà quindi alla nascita di diversi giochi su licenza dedicati ai supereroi. Al primo stanno lavorando Eidos Montreal, team autore di Deus Ex, e Crystal Dynamics, che ha firmato Tomb Raider. Square ha promesso che avremo i primi dettagli sul gioco a inizio 2018, quindi potete pure mettervi comodi ad aspettare. Infine, chiudiamo ricordandovi che a partire dal 3 febbraio prossimo, se doveste capitare a Milano, avrete l'opportunità di provare con mano un Nintendo Switch. Trovate tutti i dettagli sulle date, la location e gli orari nella notizia dedicata sul nostro sito e che proponiamo su YouTube in descrizione al nostro video.
Anche per questa settimana è tutto, Spazio Games vi dà appuntamento come sempre al prossimo weekend per un nuovo episodio della nostra rubrica WhatsApp.